Le notizie del TG Ora, 5 armi cariche in uno zainetto, e quanto hanno scoperto i carabinieri nel quartiere Poggio Reale di Napoli, che hanno arrestato un 26enne già noto alle forze dell'ordine per droga. Sono stati i militari del nucleo operativo della compagnia Poggio Reale ad incastrare l'uomo, che era stato notato in via Stadera nei pressi di uno degli edifici di edilizia popolare, intento a confabulare con due trentenni della zona. Alla vista dei carabinieri ha raccolto uno zainetto da terra e si è allontanato sul ballatoio e poi su una scala esterna per ridiscendere poco dopo senza la borsa. I militari hanno ispezionato tutti i percorsi possibili fino al terrazzo, dove nascosto in una canna fumaria hanno trovato lo zainetto. Al suo interno c'erano 5 semiautomatiche, 2 calibro 7,65, 2 calibro 9 e una 22. Si tratta di 4 armi con matricola a brasa. Sono in corso accertamenti, ma tutte erano cariche e pronte a sparare. Sono partite questa mattina le operazioni di demolizione di 2 immobili abusivi in corso di costruzione realizzati nel Casertano, in particolare a Caserta e a Casal di Principe. Si tratta di manufatti per i quali è stata emessa sentenza definitiva di abusivismo. L'ordine di demolizione è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che prevede tutta una serie di attività finalizzate, spiega la Procura, a riaffermare instancabilmente con il massimo impegno la legalità in un territorio quale quello casertano, devastato dalle costruzioni realizzate in violazione dei vincoli urbanistici. È stato condannato il sindaco di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, in costiera amalfitana, Francesco Benincasa, per la frana del costone roccioso dell'hotel Baia, venuto giù il 12 maggio del 2009. La sentenza, che ribalta il verdetto emesso in primo grado, quando il primo cittadino fu l'unico ad essere assolto tra gli imputati, è stata emessa ieri dai giudici della Corte d'Appello del Tribunale di Salerno, che hanno così accolto il ricorso della Procura, che contro quella assoluzione aveva fatto appello, chiedendo che anche il sindaco, finito nel mirino della Procura con l'accusa di aver revocato troppo in fretta l'ordinanza adottata all'indomani della frana dal commissario straordinario, consentendo così la riapertura parziale dello stabilimento balneare, pagasse per le sue responsabilità. Sul capo del primo cittadino, condannato a 8 mesi di reclusione con pena sospesa, pende ora la scure della legge Severino, che prevede la sospensione degli amministratori pubblici in seguito a una sentenza di condanna. In 5 anni un uomo ha messo a segno 23 rapine ai danni di istituti di credito e farmacie di Roma, ma alla fine di una lunga indagine è stato arrestato. Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 55enne di origine campana, sul quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza per numerose rapine commesse con armi ai danni dei titolari di numerose farmacie e istituti di credito di Roma in un periodo di tempo compreso tra il mese di novembre del 2012 e l'agosto del 2016. È un nuovo caso di meningite ai danni di un bambino di 18 mesi, è stato registrato martedì sera in rianimazione dell'ospedale Cotugno di Napoli. Il bimbo è arrivato al pronto soccorso del polo infettivologico campano di Frattamaggiore con mezzi propri, ma in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende, il piccolo sta rispondendo abbastanza bene alle terapie specifiche che con un collaudato protocollo sono attuate al Cotugno. Non si dispera di riuscire a salvarlo. Respianto multiorgano all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno su un 64enne originario di Sala Consilina. L'uomo è stato colpito da un'emorragia cerebrale lunedì scorso all'interno della propria abitazione. Ricoverato in un primo momento presso l'ospedale di Polla, è stato poi trasferito in gravissime condizioni al nosocomio San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove 12 ore dopo i sanitari salernitani hanno dichiarato la morte cerebrale. La notte scorsa si è così proceduto all'espianto dei reni, del fegato, delle cornee dell'uomo. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG1. 11 agosto finito.